Ciao stupendi amici, oggi parliamo di un articolo incredibile, le calze da reggicalze Doris. Non perdetevele e seguitemi, mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale perché tutti devono conoscere queste delizie vintage, non trovate? Ciao, seguitemi! Molto femminile, molto accattivante, con questo bel rosa shocking con le scritte nere e un tocco di bianco con le stelline, bellissima. Già soltanto la confezione doveva conquistare, no? Perché quando andavamo a scegliere le nostre calze, la concorrenza giocava anche molto su quello, quindi sul colore che attirava. Poi ovviamente c'era in quasi tutte le nostre calze vintage l'eleganza e la qualità del filato. Quindi sono stata attratta anch'io da questa confezione molto fascinosa e femminile e andiamo a vedere che calze ho pescato. Il colore è il nero, perché il nero è il top del top. Guardate che stupenda balsa. Allora, direi che ci avviciniamo molto alle OMSA. Quindi vedo una leggera somiglianza, probabilmente si scopiazzavano un po' a vicenda, no? Allora, abbiamo una balsa morbidissima e molto velata con questo decoro. Quindi una gamba velatissima in doppia rete. Allora, la doppia rete è nata per avere una calza che non si smagliava. Quindi è molto più resistente, come avevo già accennato, rispetto alla maglia liscia. Volevo raccontarvi una piccola curiosità. Negli anni 50, in America, negli anni 40 sono nate le prime calze in nylon, c'è stato questo boom, tutte che volevano andare a comprare queste meraviglie, quindi in America è stata inventata questa meraviglia che sostituiva le calze in seta. Negli anni 50 in America hanno iniziato a venderle nei distributori automatici, quindi vedevi queste donne eleganti che andavano nei distributori automatici non a prendere le sigarette come le vediamo oggi, e magari anche poco eleganti e raffinate, ma a prendere e scegliere le loro meraviglie in nylon. È bellissimo anche immaginare e pensare alla storia, no, di queste calze e anche alle persone che le hanno, diciamo, vissute proprio al momento in tempo reale. Quindi ricordiamoci che quando maneggiamo queste meravigliose calze maneggiamo veramente una storia, un'epoca, una meraviglia in nylon. Allora, questa calza è RHT, quindi abbiamo un piedino con la punta rinforzata velata, però rispetto a molte altre calze con rinforzi sono velatissimi, quasi impercettibili, quindi abbiamo proprio una parvenza di rinforzo. Poi una gamba super velata e una morbidezza pazzesca, cioè questo nylon è veramente di altissima, altissima qualità. Allora, non è scala d'oro. Voi sapete che quando trovate sulle confezioni nylon rodiatoce scala d'oro, vuol dire che avevano una qualità in più, cioè erano super, proprio il massimo, no? Quindi era una specie di premio che davano qualitativo, un marchio che garantiva proprio la qualità assoluta. Però comunque sono strepitose, cioè già avevano una qualità eccezionale. Poi quando trovate la scala d'oro, insomma, non potete avere di meglio. Quindi se vi piacciono queste calze le potete acquistare nella mia collezione privata, trovate tutti i link in descrizione
e iscrivetevi al mio canale per non perdervi altre meraviglie, anche perché, ripeto, io le presento, ma sono disponibili e sono acquistabili.